pomeriggio, benvenuti. Appena cominciato il derby del Salento, iniziata Nardò Casarano, un rimpallo, poi c'è Carini, ci prova con l'esterno, prima emozione di Nardò Casarano. Movimenti in area di rigore, parte Gentile sul primo, Danna la tocca, non c'è nessuno nel cuore dell'area. Anzi, va Guadalupi, palla tagliata dentro e c'è il vantaggio del Toro. Probabilmente Danna, aspetta, capiamo. No, l'ha presa con la mano. Guadalupi di testa, però anticipato da Marconato, palla in zona Marconato che prova a calciare, non trova la via della porta, il pallone non vuole uscire, poi gran palla per Danna, Danna prova la giocata sensazionale non trovando la porta, cerca Di Benedetto che passa su Nunez, Di Benedetto messo dentro il pallone, poi D'Ambros prova in semi rovesciata di Lucas D'Ambros che esce con la punta, poi va da De Giorgi che prova a girarla, diventa quasi un tiro quello di De Giorgi, palla che si stampa sulla traversa. Finisce il primo tempo, un primo tempo spoglio di emozioni. Pronti, partenza, è cominciato secondo tempo. D'Ambros mette il turbo e raggiunge il pallone, che giocata di Lucas D'Ambros che entra in area, poi prova un pallonetto Pucci, è fuori Falcone dentro Rajkovic, adesso provata la doppia punta Perez. Pallone perfetto per Di Benedetto che può spingere sul lato di sinistra, arriva il cross per D'Ambros che incorna ma non trova l'angolino, è l'occasione probabilmente più ghiotta. Bajona, il colpo di testa e arriva il vantaggio del Casarano con Rajkovic probabilmente. Ingenuamente una punizione concessa dal Nardò. E Rajkovic sull'assist dell'ex Jonai fa 1-0. D'Ammacco, zona tiro, sterza con la punta, D'Ammacco Pucci a sbarrare la porta. Incredibile occasione per il pari. C'è Carini, gran palla per Ciraci. Murato, non è finita. C'è Carini, ci prova, palla alta. E arriva il fischio finale con il Casarano che batte il Nardò 1-0.